Vangelo secondo Matteo ha sempre esercitato un grande influsso sul cristianesimo. Fin dai primi secoli è stato il Vangelo tra i sinottici di gran lunga più commentato dai padri della Chiesa e fino al 1969, anno della riforma liturgica, è stato di gran lunga il Vangelo più letto nelle messe domenicali. La struttura di questo Vangelo sostanzialmente segue quella di Marco, che era stato scritto prima, cioè ridurre la vita pubblica di Gesù a un unico grande viaggio dalla Galilea verso Gerusalemme e quindi un'unica Pasqua, quella della sua passione, morte e risurrezione. Ma se segue lo stesso schema, perché è stato talmente letto, commentato? Che particolarità presenta? Quale interesse nuovo suscita? Anzitutto, Matteo contiene molti più detti di Gesù di quanti ne riporti invece Marco. Marco riporta quasi esclusivamente fatti di Gesù, in gran parte miracoli. Secondo, la maggior parte di questi insegnamenti di Gesù, Matteo la raccolta in 5 grandi discorsi. Il primo, quello della montagna, capitoli 5 e 7, il programma di chi accoglie il regno, programma di vita. Matteo 10, il discorso missionario, come la Chiesa svolge questa chiamata missionaria. Capitolo 13, 7 parabole, la natura misteriosa e nello stesso tempo forte del regno di Dio. Capitolo 18, vivere in una comunità che non è perfetta. Il capitolo 24 e 25, il quinto discorso, l'impegno della storia in vista del suo compimento. E quindi sono le parabole del giudizio, il maggiordomo, le 10 ragazze, i talenti messi sottoterra o trafficati, e poi il grandioso affresco del giudizio universale. E tutti questi discorsi sono chiaramente conclusi dall'Evangelista, con una finale che riecheggia quindi per 5 volte. E quindi i catechisti hanno un sussidio, hanno uno schema riguardo questi 5 grandi argomenti. Terzo motivo dell'importanza: anche i miracoli o le dispute, di solito Matteo le raggruppa. E quindi nel capitolo 8 e 9, 10 miracoli di Gesù, uno dopo l'altro, per di più divisi a 3, 3, 4. E dopo i primi 3, i secondi 3, scene di chiamata o di commento tramite l'Antico Testamento. Ancora, è stato scelto perché Matteo narra i miracoli in un modo conciso, solenne, ieratico. Per quello la liturgia lo ha scelto. Sfronda molti dettagli che hanno dovuto scoperchiare il tetto e calar giù il paralitico e che erano in 4 e che Gesù dormiva sul cuscino e che la gente dice che la figlia di Gairo è morta e lo deride e prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e sale nella stanza. Omette tutto questo Matteo, e nei miracoli emergono quindi i due protagonisti, il secondo può essere un gruppo, Gesù e i beneficiari del suo miracolo. Ancora, è stato
amato questo Vangelo perché 43 volte cita l'Antico Testamento, 11 delle quali sono introdotte in quella formula che noi conosciamo tutti. Così avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta tal dei tali. Quindi il Vangelo di Matteo è una cantata a due voci. Quello che Gesù ha detto e ha fatto e il sottofondo dell'Antico Testamento che continua a darti la chiave di lettura. Non è un Vangelo monotono, solo quello che Gesù ha detto e ha fatto, ma è una cantata a due voci. La scrittura, naturalmente solo le scritture ebraiche, perché il Nuovo Testamento non c'era, era informazione, è la chiave per capire Gesù, la sua identità. E dall'altra parte, come cantiamo negli antifoni dell'Avvento, Gesù è la chiave di Davide, è la chiave che apre la Gerusalemme, le scritture. Gesù è interpretato dalle scritture e lui dà una chiave nuova per interpretarle, per capirne il senso profondo. L'ultimo motivo della preferenza di Matteo è questo: il continuo intreccio tra l'insegnamento e il fare, tra le parole di Gesù e la prassi, al punto tale che è stato chiamato un Vangelo etico, ed è sempre un'etica comunitaria. Qualche brevissimo esempio: quando il Battista non è disposto al battesimo di Gesù, Gesù che cosa gli dice? Sono le sue prime parole: lascia fare, conviene che adempiamo ogni giustizia. Giustizia è il progetto di Dio, non basta studiarlo e saperlo, bisogna farlo, eseguirlo. E come termina il Vangelo? Insegnate tutto quello che io vi ho comandato, insegnate a fare tutto quello che io vi ho comandato. E nel discorso della montagna abbiamo un sacco di indicazioni pratiche: vedano le vostre opere buone e così glorifichino il Padre. La regola aurea: fa al prossimo ciò che vorresti che gli altri facciano a te. E non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio. Il secondo discorso è il fare della missione. E il terzo discorso delle parabole sul regno, il fare come discernimento. Tra grano buono e zizzania, per esempio. Il quarto discorso, che cosa rende, che cosa fa di noi comunità, il fare che ci fa comunità. E l'ultimo discorso, naturalmente, il fare dell'uomo nel tempo della storia. Chi è l'autore di questo Vangelo? Come tutti gli altri, non ha la firma. A un certo punto, verso il 150, i Vangeli vennero chiamati Kata Mataion, Kata Markon, Kata Lucan, Kata Ioannen. Secondo, non è il Vangelo di Matteo, il Vangelo è sempre di Gesù, ma secondo Matteo, per distinguerli dagli apocrifi. E un certo vescovo di Gerapoli, Papia, verso il 150, dice che Matteo ha scritto in lingua ebraica i detti di Gesù. Il nostro Vangelo è in greco. Non contiene solo i detti di Gesù, ma anche molte azioni. Ma comunque da lì in avanti, Origene, Tertulliano, eccetera, si ritiene che l'autore di questo Vangelo sia l'apostolo Matteo, pubblicano, chiamato da Gesù. Su questa chiamata forse tornerò dopo. Oggi si dubita di questa attribuzione per un motivo molto semplice.
possibile che un apostolo diretto prenda lo schema di Marco che non è stato apostolo? Possibile che decine di volte usi quell'espressione che poi è diventata quasi proverbiale nella liturgia in quel tempo e non specifichi meglio che tempo era, che circostanza, che data era? Possibile che nei miracoli sia più sbiadito di Marco? Allora il Vangelo di Matteo, diciamo, è il risultato di un lavoro paziente che attinge a varie fonti, una delle quali è Marco, una delle quali sono i detti del Signore. Un lavoro paziente, ma probabilmente l'autore ha lasciato un po' la sua firma alla fine del capitolo 13 delle parabole, quando dice: ogni scriba divenuto discepolo del regno è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. È uno scriba, anche se forse non aveva il titolo di diploma in tasca, uno che riflette e tira fuori la novità che è Gesù, confrontandola con l'antico, il cosiddetto Vecchio Testamento, e sono un tesoro prezioso, uno dà lucentezza all'altro. Questo Vangelo, quindi, è sorto in un ambiente in cui le scritture erano molto conosciute. È stato composto in una e per una comunità cristiana dove la maggior parte dei credenti in Cristo proveniva dall'ebraismo. Questo è confermato da molti dati. Matteo cita usanze e costumi, non li spiega mai, allunga i filateri, le frange, se giuri per l'altare, se presenti la tua offerta all'altare, eccetera. Ma quello che mi preme di più è sottolineare che l'ambiente semitico biblico ama i numeri e il numero prediletto di Matteo è 7. Quante sono le domande del Padre Nostro? 5 in Luca, 7 in Matteo. Le parabole del Regno sono 7. Quante volte perdonare, frati di manica larga? 7 volte, dice Pietro. 70 volte 7. Capitolo 23, 7 enormi guai, che non sono maledizioni, ma mettere uno in guardia contro gli scribi e i farisei. La genealogia di Gesù, 3 gruppi di 14 generazioni, 14 e 7, e si potrebbe continuare. E ama il numero 3, 3 doni dei magi, 3 tentazioni di Gesù nel deserto, 3 opere qualificano la nuova giustizia, l'elemosina, il digiuno e la preghiera, 3 erbe medicinali per le quali i fanatici farisei pagavano la tassa, la ruta, la menta, il comino, eccetera. Scritto probabilmente in Siria, perché lì la comunità ebraica convertita al cristianesimo, Antiochia, è fiorente. E perché scrive? Un certo rabbino ebreo, Yohanan ben Zakkai, durante l'assedio di Gerusalemme ottenne da Vespasiano che risparmiasse la scuola rabbinica di Yamnia. Esiste ancora, a 30 km a sud di Tel Aviv. E Vespasiano lo promise. E il figlio Tito mantenne la promessa. E a Yamnia si formò la scuola rabbinica, la quale dopo la caduta del Tempio dovette prendere un'enorme decisione. Che cosa ci costituisce ebrei? Abbiamo perso il Tempio, i sacrifici, il sacerdozio.
E allora verso il 75, circa tra il 70 e l'80, a Jagna si tenne un celebre sinodo, il quale stabilì che il centro dell'identità ebraica era l'interpretazione della legge di Mosè e la sua applicazione in tutti gli ambiti della vita. E così nacque il giudaismo, l'ebraismo che dura fino ad oggi. Naturalmente i cristiani, inconvertiti anche dall'ebraismo, dicevano: il nostro centro è Gesù Cristo, Messia, figlio di Dio, morto e risorto. Non chiamate nessuno maestro, capitolo 23. Non chiamate nessuno guida, perché uno solo è maestro, una sola è la guida, Cristo. E le scritture vanno rilette alla luce di Cristo. Per gli ebrei Gesù non è il Messia. Per i cristiani, anche provenienti dall'ebraismo, Gesù è il Messia che permette, ripeto ancora una volta, una nuova lettura dell'Antico Testamento, e la spaccatura divenne totale. Gli ebrei cristiani vennero espulsi dalle sinagoghe. Di questa tensione abbiamo molteplici segni nel Vangelo di Matteo. Gesù insegnava nelle loro sinagoghe, dove noi cristiani ebrei non possiamo più mettere piede. Discuteva con i loro scribi, ma pensate alle parabole che leggiamo in queste domeniche. I vignaioli omicidi, sarà tolto loro il regno. Quando furono estromessi dalle sinagoghe, i cristiani provenienti dall'ebraismo si videro le radici tagliate. Ma avevano un'altra gioia o un altro problema. Entravano in massa cristiani provenienti dal paganesimo, di cultura greca. Le radici ce l'hanno tagliate, ci hanno estromessi dalle sinagoghe. La convivenza con i cristiani provenienti dal paganesimo non è sempre facile. Sappiamo tutti i problemi degli Atti degli Apostoli. Mangiare la cena del Signore insieme, come si fa? E allora Matteo scrive il suo Vangelo non contro gli ebrei, come purtroppo tante volte un po' è stato accentuato, ma rivolgendosi ai cristiani provenienti dal ebraismo e dal paganesimo per confermarli nella loro fede messianica e per incoraggiarli all'annuncio del Vangelo nel mondo intero. Uno dei punti difficili da accettare era il solito: come può essere il Messia se è morto in croce e Dio non è intervenuto? Come può essere il Messia se invece di instaurare il regno di Davide non ha fatto che predicare la mitezza? Beati miti, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Non ha fatto ricorso alle 12 legioni di angeli. E allora Matteo riflette su un dato fondamentale. Che cos'è il regno che Gesù è venuto a portare? Il regno di Dio è il nucleo del Vangelo di Matteo. Il regno di Dio che Gesù è venuto a portare. 52 volte nomina il regno, e da buon ebreo il più delle volte dice il regno dei cieli, regno celeste. Il regno di Dio non va inteso come un territorio, non ha frontiere se non quelle dello spirito. Il regno di Dio non indica prima di tutto Dio in sé stesso. Il regno di Dio è Dio in relazione con gli uomini.
indica il legame di Dio con l'uomo, l'amore di Dio per l'uomo, al punto che questo Dio dà il figlio suo. Il regno di Dio è dono di amore che discende, e per l'uomo il regno di Dio è una perla trovata dopo tante ricerche. Il regno di Dio è un tesoro scoperto casualmente, ma comunque va sempre messo al primo posto, e sei chiamato a testimoniarlo nella gioia della vita filiale e della vita fraterna. Ecco allora il regno di Dio è il tema di Matteo. Ma questo regno di Dio lo puoi leggere da due prospettive: come Gesù lo ha vissuto e portato, e quindi la figura di Gesù, e come i discepoli lo hanno accolto, ecco quindi la Chiesa. E così incomincio la seconda parte di questa riflessione: Gesù nel Vangelo secondo Matteo. Della Chiesa, a Dio piacendo, parleremo la volta prossima. Per presentare la figura di Gesù nel Vangelo secondo Matteo, mi limito prevalentemente ai titoli che Matteo riconosce a Gesù, e il primo naturalmente è il titolo Cristo, unto, consacrato, Messia. Marco nella prima metà del suo Vangelo non usa questo titolo, devi arrivarci lentamente. Matteo lo adopera 17 volte. Non mi fermo su questi 17 volte, perché di leggere il titolo e di capirlo siamo capaci tutti. Dico solo che Matteo incomincia il suo Vangelo così: genealogia di Gesù Cristo. E poi aggiunge figlio di Davide, figlio di Abramo. E al termine della genealogia dice: Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. E poi dice: da Abramo a Davide 14 generazioni, da Davide all'esilio 14, da Babilonia a Cristo 14. E il brano successivo: così fu generato Gesù Cristo. E mi pare che l'ha già detto 4-5 volte questo termine. Ma subito ha specificato figlio di Abramo. Cosa vuol dire figlio di Abramo? Colui che realizza la promessa fatta da Dio ad Abramo. Genesi 1:3. E la promessa ad Abramo qual è? In te saranno benedette tutte le genti. Quindi non è venuto solo per la salvezza degli ebrei, o se tu prima ti fai ebreo. Portatore della benedizione della vita divina per tutte le genti. Figlio di Davide. Figlio di Davide. Che cosa caratterizza Davide? L'amore gratuito con il quale Dio lo ha unto, consacrato. E tutta la vita di Davide ha avuto questo scopo, il regno, il regno. È il primo grande re, è perché Saul è fallito. Il regno di Davide, il regno di Gesù. Anche se Davide sognava un regno politico e Gesù annuncia un regno dove c'è ancora l'aspetto oscuro della sofferenza e dell'umiliazione. E dopo l'unzione Davide che cosa ha fatto? Ha vinto Golia. E dopo il battesimo Gesù cosa ha fatto? Ha vinto Satana nel deserto. Figlio di Davide, nato a Betlemme.
che non è davvero la più piccola fra le città di Giuda, da te nascerà un capo, il pastore del mio popolo Israele. E allora 9 volte Matteo dice che Gesù è acclamato figlio di Davide. Tutti abbiamo in mente la grande acclamazione quando entra solennemente in Gerusalemme. Gesù è Cristo anche perché porta a compimento un'altra grande figura, Mosè. Mosè ha liberato Israele dall'Egitto, ha tirato fuori Israele dall'Egitto. Gesù è la guida che tira fuori da un altro Egitto, tornerò sopra questo tema, il peccato. Mosè digiuna 40 giorni e 40 notti, ed è solo Matteo che sottolinea anche 40 notti. Sul monte Mosè riceve la parola di Dio, l'alleanza, la Torah. Sul monte Gesù proclama il primo discorso, quello della montagna. A Mosè vengono attribuiti i primi 5 libri, il Pentateuco. Matteo raggruppa i discorsi di Gesù in 5 temi. Però Gesù è superiore a Mosè. Quante volte sei nel discorso della montagna, ripete, avete inteso che fu detto, ma io vi dico. Ed è significativo che Marco comincia il Vangelo in un giorno di sabato, Gesù guarisce un demoniato nella sinagoga e la suocera di Pietro a casa, e Matteo invece incomincia con il discorso della montagna e interpreta la legge, non andrà perso né un iota né un apice, cioè i segni di scrittura più piccoli, però occorre andare al nocciolo di questa legge, e il nocciolo di questa legge consiste nell'amore. Gesù è il nuovo Mosè. Mosè non ha liberato Israele uccidendo il faraone e andando al suo posto, dominando, ma conducendo il popolo attraverso l'esperienza dell'esilio, a fare un'esperienza nuova che tagliasse i ponti con la schiavitù. Lo stesso è Gesù, avevano 2 spade, ma mi pare che ha detto mettetela nel fodero. È il nuovo Mosè. Sul monte parla con Mosè ed Elia alla trasfigurazione. Perché Mosè ed Elia si erano fidati di Dio e avevano continuamente lottato per portare il popolo alla fedeltà con Dio. Secondo, per Matteo Gesù è il servo. Perché è perenne nella storia degli uomini attendere un messianismo che elimina i nemici, la sofferenza e che soddisfa la nostra sete di potere, di avere, di trionfare. E Matteo continuamente dice, è il Cristo, è il figlio di Davide, il figlio di Abramo, il nuovo Mosè, ma perché è servo. Ho già accennato al momento del battesimo. Deve convincere il Battista ad adempiere così ogni giustizia, un Messia in fila con i peccatori. Un Messia solidale con i peccatori. E questa solidarietà sappiamo dove lo porterà, a morire tra 2 malfattori. Però i cieli si aprono
E il padre dice quella parola tolta dal canto del servo di Yahweh, il figlio in cui mi compiaccio. Dopo i primi tre miracoli compiuti da Gesù, Matteo ti prende per mano e cita il profeta Isaia e Matteo 8,17. E citando il profeta Isaia dice: perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia, ha preso le nostre infermità, si è caricato delle nostre malattie. Non ha guarito con la bacchetta magica, ma si è addossato le nostre infermità, le nostre malattie. Matteo cita l'Antico Testamento, di solito nella traduzione greca del 70, ma questa volta segue l'originale ebraico, perché la traduzione del 70 aveva un po' spiritualizzato, ha preso su di sé i nostri peccati. No, le nostre infermità, le nostre malattie, è venuto a prendersele su di sé, a lasciarsene coinvolgere. Vi ha partecipato in pienezza, non è il guaritore, il taumaturgo distaccato, ma entra nella nostra sofferenza. Ecco allora il grande invito di Gesù nel capitolo 11, tre imperativi. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Secondo imperativo, prendete il mio giogo sopra di me. Terzo imperativo, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Il mio giogo infatti è dolce, il mio peso è leggero. Venite a me, c'è sotto un po' di polemica. Non rimpiangete gli scribi dai quali andavate prima della rottura definitiva. Non andate da altri maestri di vita. Venite a me. Abbandonate chi vi propone un'interpretazione disumana della religione, della legge. Prendete il mio giogo sopra di voi. Quando due persone hanno lo stesso giogo si chiamano coniugi. È lo sposo che si abbassa al tuo livello. È il Dio con noi che porta il nostro giogo, di modo che quando non ce la facciamo più ci dà una mano, quando siamo caduti ci rialza col perdono, perché è paziente e misericordia, e per questo tutto sommato il giogo è portabile ed è leggero. E poi imparate da me, mantano, diventate discepoli di me, non di altre scuole. Io sono mite e umile di cuore. Mite che cosa vuol dire? Capace di custodire i doni di Dio. Capace quindi di fargli spazio e di far spazio agli altri con serenità, con semplicità, con fiducia, senza ricorrere all'imposizione. E poi è umile, abbandonato al Padre, umile perché sa stare fra gli uomini, mosso dall'amore. Ancora, il giorno di sabato i discepoli raccolgono le spighe e le sfregano per mangiare il grano. È peccato, il sabato non si può lavorare. Poi Gesù guarisce un uomo dalla mano paralizzata di sabato. Se è stato paralizzato fino adesso, gli dicono i farisei, potevi aspettare ancora un giorno.
ma dice così, non che ha la mano paralizzata, no? E Gesù allora cosa fa? Evita la polemica, si ritira e in un altro luogo cura quelli che sono malati e domanda un'unica condizione: di tacere, di non denunciarlo. E allora interviene l'Evangelista Matteo e fa il grande commento, Matteo 12, 18, 21, è il grande commento, è la più lunga citazione dell'Antico Testamento in Matteo, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia, ecco il mio servo che io ho scelto, è il primo Carmel, capitolo 42 di Isaia, il mio amato nel quale ho posto il mio compiacimento, annuncerà alle nazioni, non solo agli ebrei, la giustizia è la volontà di Dio per Matteo, da parte di Dio, da parte dell'uomo, e questa volontà è eseguita. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia. Non contesterà, né griderà, non si udrà nelle piazze la sua voce, non spezzerà una canna già incrinata, non spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Ed ecco il richiamo figlio di Abramo, nel suo nome spereranno le nazioni. È il servo nel quale il Padre si compiace e il Padre gli dona lo Spirito perché Gesù non contesti, non gridi, non si imponga, non cerchi rilevanza, pubblicità con genti spettacolari, non spenga lo stoppino che fumiga. E la fede di ciascuno di noi presso poco. Non lo spenga, non spenga la speranza quando è debole, ridotta al lumicino. Non umili chi è in crisi. Questo è Gesù Messia, servo. E quando entra in Gerusalemme, non entra su una bestia da guerra, il cavallo, ma su un asino. Matteo dice addirittura due asini. L'asino è il suo puledro. E solo Matteo, sono tutti brani esclusivi di Matteo che cito. Matteo allora dice, questo avvenne perché si accompisse quello che ha detto Zaccaria. Dite alla figlia di Sion, ecco a te viene il tuo re mite, seduto su un'asina. Ma Zaccaria aveva detto, il tuo re, viene il tuo re, sì, ma il tuo re, giusto, vittorioso e mite. Matteo mette giusto e vittorioso, perché non ti rende in mente che entra da trionfatore. E quando la gente domanda a quelli che lo seguono chi è questo tale che è entrato, la folla rispondeva è il profeta Gesù da Nazareth di Galilea, è un messia profeta, è un messia che oltre a un messianismo regale incarna un messianismo sapienziale, profetico. Del resto, immediatamente prima di entrare a Gerusalemme, quando la mamma di Gesù ha chiesto che siedano uno a destra e uno a sinistra, Gesù dà la risposta e poi il commento è: sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse, i capi li opprimono, tra voi non sarà così, ma ciascuno si faccia servo dell'altro. Il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto.
e per far risaltare questo servizio, Matteo applica a Gesù tre titoli che accendono ultraveocemente: il pastore. Il pastore, vedendo le folle, ne sentì compassione queste viscere materne che si muovono, perché erano come pecore che non hanno pastore. E nell'ultima cena che cosa dirà? Cita il profeta Zaccaria ancora: percuoterò il pastore. Il gregge sarà disperso, ma tornerò a radunarvi in Galilea. Il pastore, seconda immagine, il medico. Il malato non deve avere particolari meriti per essere curato dal medico. È compito del medico, è diritto del malato essere curato. E così è Gesù: più siamo peccatori, più lui ha l'obbligo di guarirci, di perdonarci. Quando siamo noi stessi, cioè malati, peccatori, anche lui è se stesso. Diventa giusto l'immagine del medico in 9:12. E la terza immagine stupenda: Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto radunare i tuoi figli come una chioccia. Gesù si presenta come una gallina che raccoglie i pulcini sotto le sue ali. Altro titolo di Gesù, figlio dell'uomo. 30 volte lo adopera Matteo e sempre sulle labbra di Gesù. E questo titolo è misterioso perché ha un sacco di significati. Il primo naturalmente significa uomo, il figlio dell'uomo, il figlio di un uomo è un uomo. Il figlio dell'uomo che non ha dove posare il capo, sceglie la precarietà della vita. Quello che Dio quasi procura per istinto agli animali, la tana e il nido, il figlio dell'uomo non l'ha. È uomo in una condizione umana precaria. La precarietà più grande di un uomo qual è? Non esser capito. Del figlio dell'uomo dicono, è Gesù che lo afferma, un mangione, un peone. Questa è la povertà che Gesù accetta. Secondo, è il figlio dell'uomo che guarisce, che è Signore del sabato, che perdona i peccati, che getta il buon seme della parola, quindi che ha capacità straordinarie, eccezionali. Terzo, tutte le predizioni della passione, morte e risurrezione, Gesù le presenta con, dando a se stesso il titolo figlio dell'uomo, che va incontro alla morte. E troppe volte queste predizioni sono chiamate predizioni della passione e morte. Ma Isaia che cosa aveva detto? Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce. Sono predizioni anche di questo capovolgimento della sua risurrezione. E soprattutto Matteo adopera il figlio dell'uomo per dire che un giorno verrà nella gloria. Pensate alla scena del giudizio universale. Il figlio dell'uomo nella gloria, sulle nubi dei cieli, in mezzo ai suoi angeli, siederà sul trono a giudicare. E l'ultima di queste affermazioni sembra la più assurda, quando Gesù è legato, sostanzialmente senza processo è già stato condannato. Vedrete il figlio dell'uomo venire con potenza sulle nubi del cielo. Prendete qualunque di questi quattro schemi: uomo povero, perfino non compreso, uomo che opera miracoli, uomo che vive una Pasqua di morte e risurrezione, che verrà sulle nubi del cielo,
l'espressione figlio dell'uomo non si impone da sé, ma è sempre una sfida per la nostra fede. Ma di questo titolo mi preme sottolineare un accostamento quasi ironico, non so se interpreto bene, che Gesù fa. Ha appena detto: il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, 8:20. E subito dopo che cosa c'è? Non ha dove posare il capo, salito su una barca, una tempesta enorme, e lui dorme, egli dormiva nella barca coperta dalle onde. Perché non ha dove posare il capo? Non per mancanza di casa, ma per eccesso di casa. Ogni situazione per lui, anche un posto mortalmente pericoloso come la tempesta, è uno spazio dove aver pace, dove poter dormire, uno spazio affidabile. Perché? Perché è il figlio dell'uomo. Ed ecco allora che arriviamo a un altro titolo: è il figlio di Dio. Il figlio di Dio. Questo titolo Matteo lo afferma in due modi: dicendo che Gesù è figlio, o mettendo sulle labbra di Gesù decine di volte la parola Padre, Padre mio, Padre dei cieli, il regno dei cieli, il Padre dei cieli. Capite che è la stessa cosa. Il regno dei cieli, il Padre nei cieli, tra il regno e la paternità c'è un'affinità stupenda. Il regno dei cieli è la paternità di Dio, ma dei cieli non vuol dire lontano, trascendente, distaccato, ma che tiene saldamente in mano la storia. I brani più celebri in cui ricorre questo titolo figlio di Dio sono due, secondo me. Il grande inno di giubilo al capitolo 11, questo inno di giubilo c'è anche in Luca, però il contesto dei due è semplicemente opposto. In Luca Gesù lo pronuncia quando i discepoli tornano gioiosi perché la loro missione è stata stupenda, ha dato frutto. Gesù lo pronuncia quando il Battista dubita: sei tu colui che deve venire? Quando Gesù dice: guai a te Corazin, guai a te Cafarna, guai a te Bethsaida. E subito dopo dice: guardatevi da questa generazione adultera e perversa. È contestato. E in quell'istante Gesù disse, in quel tempo Gesù disse, ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, ti rendo lode, omologheso, ti confesso che sei Padre, ti glorifico, che tiene in mano l'universo. E proprio per questo hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti. Queste cose che cosa sono? Il messianismo di Gesù. L'identità di Gesù. La coscienza piena che lui ha di essere figlio. Per questo non chiamate nessuno maestro e nessuno guida. Uno solo è lui. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il figlio se non il Padre. Nessuno conosce il Padre se non il figlio e colui al quale il figlio lo voglia liberare. È in grado di far conoscere il Padre ai figli, purché questi figli si riconoscano piccoli. Si riconoscano figli piccoli, bisognosi di un Padre, rivelatore autentico del Padre, capace di farlo conoscere agli uomini come amore che si dona fino alla croce.
E l'altro brano è la celebre confessione di Pietro. Anche qui Gesù è contestato. Parte dalla Galilea e va all'estero, Cesarea di Filippo. E all'estero c'è questa confessione di Pietro, all'estero incomincia a nascere la Chiesa, edificherò la mia Chiesa. L'opinione della gente, ma la gente fa fatica ad accettare qualcosa di nuovo. Il Covid lo paragoni alla spagnola. C'è sempre bisogno di tornare sull'antico, perché il nuovo fa paura. E la gente cerca un aggancio con ciò che già conosce, è il Battista, è Elia, e Matteo aggiunge Geremia, il profeta della caduta di Gerusalemme con Nabucodonosor. Umanamente è impossibile conoscere l'identità di Gesù, perché al massimo si pensa bene di Lui, anche quelli che non credono in Lui, lo cercano, lo esaltano, ma il più delle volte per confermare le proprie idee e per combattere meglio quelle degli altri. Voi chi dite che io sia? Simone, che ha visto momenti entusiasmanti, perfino la capacità di camminare sull'acqua, ha capito che non è il passato che ritorna, è una novità Gesù. Tu sei l'unto, il Messia, il consacrato, l'atteso. Ma poi va avanti, ed è solo in Matteo che c'è questa aggiunta, non ce l'ha né Marco né Luca. Tu sei il figlio del Dio vivente. Stando con te ho respirato la presenza di Dio. Ho sperimentato che Dio è Padre. Non so se son pignolo, ma nella barca avevano detto tu sei il figlio di Dio. Il centurione e i soldati diranno dopo i segni sconvolgenti tu sei figlio di Dio, ma in greco è molto diverso, lì non c'è l'articolo, traducendo la lettera veramente di Dio figlio sei. Ma Pietro che cosa dice? Tu sei il figlio del Dio, del vivente. C'è la parola tu e tre articoli, il figlio del Dio del vivente, il ponte fra il cielo e la terra, la bontà e la misericordia di Dio incarnata. E Gesù risponde: non te l'ha rivelato la capacità umana, perché la fede è un dono dall'alto, qualcosa che non ci è dovuto, che noi dobbiamo testimoniare. È un dono che non possiamo trasmettere. I genitori non possono trasmettere il dono della fede. Possiamo viverlo, testimoniarlo e trasmettere il desiderio di avere questo dono, di invocare questo dono. Possiamo suggerire la disciplina del cuore, attraverso la quale impariamo a riconoscerci piccoli. E Pietro, dopo la beatitudine, riceve tre doni: roccia, chiave e potere di legare, sui quali forse tornerò la volta prossima, perché sono tante le cose da dire, ma mi avvio alla conclusione. Allora stringi. Il vero titolo di Gesù per Matteo qual è? Lo stesso che l'Antico Testamento dà a Dio, Signore. Gesù è Signore. Qui c'è uno più grande del Tempio, più grande di Giona, più grande di Salomone,
e perfino devi amarlo più del padre, della madre, del figlio e della figlia, è il Signore. E per sottolineare che il Signore Matteo elimina molti dettagli che sembrano troppo umani. Gesù che domanda chi mi ha toccato quando la donna emorroissa è guarita. Omette che i parenti sono venuti a prenderlo perché lo ritengono fuori di sé. Non dice che è il falegname, ma il figlio del falegname. Non dice che Gesù nel Getsemani prova paura, ma soltanto tristezza, eccetera, eccetera. E poi usa due verbi. Quando le persone gli chiedono qualcosa, molte volte Matteo adopera due verbi: avvicinarsi e adorarlo, a cominciare dai magi. Fino alle donne e agli undici, quando lo incontrano come risorto. Avvicinarsi, cioè fermarsi a una certa distanza e adorarlo. Però resta sempre lo scandalo della croce. Ma sei figlio di Dio, sei Signore. Ma perché sei figlio di Dio non è intervenuto a salvarlo? E Matteo più degli altri dà una chiave di lettura. Ha fatto la morte del giusto. E Matteo cita due che riconoscono che Gesù è il giusto. Giuda, solo Matteo lo dice, torna indietro, ravveduto, e dice: ho tradito sangue innocente. E l'altro testimone che Matteo introduce, la moglie di Pilato. In sogno, cioè per rivelazione, ho percepito che lui è il giusto. E allora, se lui è il giusto, Dio deve intervenire. E allora ecco che Matteo, alla morte di Gesù, parla di sette segni cosmici. Il velo del Tempio si squarciò, la terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono, molti corpi di santi morti risuscitarono, entrarono nella città santa, apparvero a molti. E gli unici che leggono questi segni sono i soldati e il centurione. E anche la risurrezione di Gesù, è solo Matteo che lo dice, accompagnata da segni cosmici. Un terremoto percepiscono le donne, e un angelo che ha l'aspetto della folgore, e rotola via la pietra, non perché Gesù è già uscito, ma perché le donne constatino che il sepolcro è vuoto. E allora Matteo conclude il Vangelo non con la promessa dello Spirito Santo, non con l'ascensione di Gesù, ma con l'incontro di lui risorto con gli undici. A me è stato dato ogni potere, tornerò la volta prossima, penso, su questo brano. E termina con questo incontro perché Gesù promette di rimanere fedele fino alla fine dei tempi. Quello che l'angelo in sogno aveva detto a Giuseppe: Emanuele, Dio con noi. Gesù lo realizza e promette di restare sempre fedele. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del tempo. A far che cosa? Salverà il suo popolo dai suoi peccati, così l'angelo dice a Giuseppe. E Gesù, solo Matteo ancora una volta a dirlo, sul calice dell'ultima cena che cosa dice? Il sangue dell'alleanza versato per le moltitudini, e aggiunge: in remissione dei peccati. Perché il peccato è l'ostacolo che rompe la relazione con Dio. Ecco perché il sangue dell'alleanza,
perché ristabilisce la relazione con Dio, è il compimento dell'alleanza, l'inizio di un'alleanza perenne e definitiva. Ma se chiedessimo a Matteo, ma in due parole abbiamo perso un'ora, ma in due parole dici chi è Gesù, e Matteo ti soddisfa, perché Gesù stesso per due volte dichiara la sua identità con queste parole prese da Osea, non sono citate da nessuna parte nel Nuovo Testamento, fino al 150 d.C. nessun scritto cristiano lo cita, ma Matteo due volte: misericordia voglio e non sacrifici. Questo è Gesù di Matteo. È l'anno centenario di Dante. L'evangelista della misericordia, secondo molti, è Luca. Va bene. Però chi usa maggiormente la parola misericordia, usar misericordia, misericordioso, è Matteo. Imparate che cosa vuol dire. Imparate. È un ABC difficile da imparare. La misericordia. Perché l'uomo tende al ritualismo, all'osservanza di obblighi. Ma perché? Ma perché sotto sotto pensiamo che tutto va pagato? Anche il perdono di Dio. Misericordia voglio. Molti fanno uno sforzo paradossale, cercare di meritare o di guadagnarsi ciò che è già dato gratuitamente, la misericordia. Per il giubileo del 16, Papa Francesco ha scritto la bolla, inizia così: Gesù Cristo è il volto della misericordia di Dio. Ma chi glielo fa fare? Perché misericordia fino a morire in croce? Perché? Ma perché dopo aver detto agli scribi e ai farisei che lo contestano perché mangia con i peccatori, dice misericordia voglio e non sacrificio, andate a impararlo. E subito dopo i discepoli del Battista lo attaccano. I tuoi discepoli non digiunano perché? Possono gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Misericordia perché Gesù è lo sposo. È lo sposo di un amore fedele, di un amore gratuito, di un amore disinteressato. E il tema di Gesù sposo percorre Matteo, pensiamo al Vangelo di domenica prossima. Gli invitati alle nozze. 8 volte c'è la parola nozze in quel brano, 8. E non vogliono celebrare le nozze del figlio del re. Lui è lo sposo. Le 10 vergini, 5 sagge perché? Perché ha capito la bellezza di essere invitate alle nozze. Hanno fatto tutte le previsioni, cioè sono state previdenti. Farà così, farà colà, non siamo in Svizzera puntuali come gli orologi, può tardare. Hanno già vissuto la sponsorità, mentre le stolte hanno fatto come il servo che mette sottoterra il talento. Allora chi ha capito Matteo è un certo gesuita. Jorge Bergoglio. Quando nel 92 è diventato vescovo di Buenos Aires, come motto cosa ha scelto? Una parola di un discorso del venerabile Beda, 7-800, sulla vocazione di Matteo. Gesù è passato miserando atque erigendo. Questo è Gesù di Matteo. È il Messia, il servo, il figlio dell'uomo, il figlio di Dio, il Signore, lo sposo, che passa nella nostra vita, miserando, usandoci misericordia e dicendo, chiamandoci,
e la prossima volta vedremo che cosa ci chiama.